Eccoci tornati, un rapido sguardo a tutte le finali di categoria con relativi vincitori. Partiamo dai più piccoli, BAM, dove c'entrano il successo i ROX. Per gli scoppiati, Piazza d'Onore, dopo aver raccolto il bottino pieno durante il girone eliminatorio, con 3 vittorie su 3 incontri. Finalissima finita 10-5, festa contenuta, sarà per via del caldo torrido sotto il quale hanno giocato per 2 giorni i piccoli protagonisti dell'Imca Street Ball. Altra finale, altra categoria. Si sale un po' di età, ecco gli under 15 con i fantastici 4 capeggiati da 2 torri come Lupus Orellatella e dalla mano calda di Barranca a contendersi il titolo con gli Ups, che rendono qualche centimetro agli avversari, ma vantano una coppia di piccoli scattanti composta da Riggio e Stalteri. Entrambi i team a punteggio pieno nei gironcini e l'italiana, vince uno soltanto però, quello composto dai fantastici 4, al termine di una finale senza storia, finisce 13-3. I Gem Boys sono una vecchia conoscenza dell'Imica Street Ball. Avendo vinto la scorsa edizione, quest'anno disputano la categoria Under 18 con 2 regini, Smorto e Costa, e 2 catanzaresi, Carpanzano e Palazzo. E in finale, per centrare il bis, devono lottare per 7 minuti 7 prima di avere la meglio sui piccoli calamandruni, che possono contare sul tifo di casa, Siderno, e sul trio Iaconis Furfaro Barranca, particolarmente ispirato. Termina 10-7, i Gem Boys si confermano campioni. Sul campo numero 1 è il momento del gentil sesso, nella categoria femminile partita combattutissima tra le ballerine volanti e Nakoma. Da un lato il talismano Ilaria Stefanini, sempre a segno nelle ultime edizioni. Dall'altra parte un quartetto giovane e di belle speranze, certo ma scordo, arcidiaco e smorto. La gara si decide nelle battute conclusive e dalla lunetta, dove sarà premiata la maggiore precisione al tiro delle ragazze in canotta bianca, la finale rosa e delle ballerine volanti con il punteggio di 7-6. Le avversarie ci riproveranno nella prossima edizione, c'è da giurarci. Una finale vinta e una persa per i Gem Boys, che gareggiano anche nell'Under 22. Nel cammino verso il secondo titolo, proprio nell'ultimo e decisivo match, incontrano i Babuzzi. Tutta l'esperienza di Manca, Fonte e del Jumper Orlando, opposta ai 4 di cui sopra abbiamo già lodato i successi. È una sfida all'ultimo canestro, con qualche colpo di troppo e qualche errore dalla lunetta, che alla lunga inciderà sul risultato. Determinante il tiro libero di Manca per il 9-8 finale, che dà il là alla gioia incontenibile di squadra e sostenitori. Tredici squadre ai nastri di partenza per la categoria mista, un successone a guardare i numeri, probabilmente determinato dal fatto che giocare insieme maschietti e femminucce è più divertente. Il match di finale è tutto appannaggio del team Mister X, nessuna particolare difficoltà a battere la concorrenza dei Psiche. Termina 20-4 la partita, poi spazio agli abbracci e ai saluti, rigorosamente tutti insieme, maschietti e femminucce. 2, 1. Tra i non tesserati vincono invece i PIN 2 in finale, opposti ai 2 senza 4, col punteggio di 10-7.
Nella categoria Open finalissima tra i Cutrona, ovvero il trio Crucitti e Rillotta Santucci, e i disoccupati NBA con due nomi d'eccellenza, Nicola Nick Fiorenza e Pepe Orlando, ancora lui. Gara giocata sul fisico e sui centimetri sotto le plance, con il duello Santucci-Orlando a catalizzare l'attenzione. Alla fine la spunta di Cutrona, nome porta fortuna che già lo scorso anno aveva portato bene ad un'altra compagine diversamente assortita. Trionfatori tra gli Open sono dunque i Cutrona.